Video news di giovedì 9 febbraio, i titoli. Le Marche si preparano per la BIT di Milano, tante novità ed un firmamento stellato per raccontarle. Iniziative contro il caro energia, l'assessore regionale Antonini incontra le associazioni dei consumatori. Utili consigli da parte di una nutrizionista per imparare a mangiare meglio e in modo più salutare. E nello sport a Porto Recanati è stata presentata l'ultramaratona del Conero al via il prossimo 25 febbraio. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro video news. Iniziamo parlando dell'autostrada A14 perché si è concluso l'incontro convocato dal MIT per affrontare le criticità lungo l'arteria e relativamente ai cantieri nel tratto sud della Regione Marche. Ringrazio il ministro Salvini e la struttura ministeriale per il supporto e l'attenzione dimostrata a questo annoso problema, per il quale insieme al presidente Marco Marsilio siamo al lavoro fin dal nostro insediamento. Abbiamo convenuto nella necessità di diminuire l'impatto dei cantieri, scrive il governatore delle Marche Acquaroli in una nota, cercando di evitare la congestione sulla rete, anche aumentando dove possibile le lavorazioni notturne e differendo gli interventi. Fondamentale per pianificare i cantieri sarà il meccanismo di coordinamento previsto, con il quale MIT e Regione potranno discutere anche dell'eventuale rimodulazione delle opere, valutandone l'impatto. La sicurezza del tratto autostradale, prosegue Acquaroli, deve passare anche attraverso l'ammodernamento della rete. Il nostro impegno resta quello di garantire il minor impatto per automobilisti ed autotrasportatori e per le comunità locali. Queste quindi le parole del presidente della regione al termine dell'incontro sull'A14 tenutosi proprio questa mattina. L'ultima tragedia avvenuta lo scorso sabato nel tratto autostradale Pedaso Grotta a Mare, sempre dell'A14, ha visto perdere la vita ad altre 3 sfortunate vittime. Per focalizzare l'attenzione sul tema sicurezza e avviare azioni condivise, proprio domani, venerdì 10 febbraio, si svolgerà un presidio della durata di circa 30 minuti a partire dalle ore 15 presso il casello autostradale di Grotta a Mare. Il funerale del 56enne Priamo Palmioli si svolgerà domani 10 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni Paolo II a Porto Sant'Elpidio. La sua scomparsa improvvisa ha gettato nello sconforto chi lo conosceva. Era stato fino a pochi mesi fa presidente degli arcieri del Medio Chienti di Belforte, che domani indosseranno la divisa per dare l'ultimo saluto a Priamo come avrebbe voluto. A Montegiorgio i carabinieri hanno denunciato un uomo del 1975 per uso di atto falso. Durante un controllo stradale, mentre era alla guida della propria auto, ha esibito ai militari un documento di guida di nazionalità polacca, risultato però contraffatto. La patente falsa è stata quindi sequestrata. I carabinieri a Montegranaro hanno denunciato un trentenne del posto, già gravato da precedenti analoghi, per spendita di monete falsificate. L'uomo veniva identificato come autore del pagamento effettuato poco prima presso un esercizio pubblico per acquistare una pizza e una bevanda con una banconota da 50 euro sottoposta a sequestro per gli accertamenti tecnici inerenti alla classe di contraffazione. Ancora sempre a Montegiorgio i carabinieri hanno denunciato per ricettazione continuata un ventenne albanese che in più circostanze aveva venduto a dei negozi di compro oro della provincia alcuni monili risultati provento di 2 furti in abitazione commessi a Montegiorgio e a Servigliano. Cambiamo argomento. Domani, 10 febbraio, in occasione del giorno del ricordo, la città di San Severino Marche celebrerà con una cerimonia a partire dalle ore 9 con ritrovo davanti al monumento dei caduti di Via Roma, le vittime dei massacri delle foibe e l'esodo e le persecuzioni di istriani, fiumani e dalmati. L'amministrazione comunale settempedana invita la cittadinanza a prendere parte alle iniziative, cui sarà presente il coro delle voci bianche dell'associazione Virgilio Puccitelli. Dopo i saluti delle autorità, con l'intervento del sindaco Pier Mattei, prenderà la parola un rappresentante dell'associazione Unione degli Istriani.
E sempre domani viene celebrato anche a Tolentino il giorno del ricordo. Alle ore 11 al Parco Vittime delle Foibe, in Viale Benarducci, manifestazione ufficiale con deposizione della corona di alloro. A seguire i saluti e gli interventi del sindaco Mauro Sclavi, del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Massi e del sindaco e presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Saranno presenti anche gli studenti dell'Istituto Filelfo dell'Ipsia Renzo Frau ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi. La cittadinanza è invitata ovviamente a partecipare. Poi, sabato prossimo 18 febbraio alle ore 17, alla Galleria San Gallo, inaugurazione della mostra L'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia, a cura dell'Unione degli Istriani, libera provincia dell'Istria in esilio. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 5 marzo 2023. Per costruire un'immagine forte della regione in Italia e all'estero, le Marche ancora una volta parteciperanno dal 12 al 14 febbraio alla BIT di Milano. Tante le novità presentate, tra cui gli chef stellati che racconteranno meglio la nostra regione. Scopriamo quindi di più nelle interviste del servizio. Le Marche si presentano alla Borsa Internazionale del Turismo 2023 con l'obiettivo di costruire un'immagine forte della regione in Italia e all'estero, e i presupposti ci sono tutti. L'appuntamento con l'evento nazionale più importante di promozione del settore turistico, in programma alla Fiera Milano City dal 12 al 14 febbraio, è stato presentato ad Ancona dal presidente Acquaroli e dal direttore dell'ATIM Bruschini. Il programma è un programma intenso dove si coinvolgono i territori, le eccellenze, i distretti per presentarci ai mercati turistici internazionali, cercando di accrescere la programmazione e dall'altra parte anche la promozione del nostro territorio. Cercheremo di dare un'immagine che sia coordinata con le grandi potenzialità turistiche e il grande protagonismo che devono avere le Marche in questo settore. Sarà uno stand completamente nuovo, uno stand che avrà due punti focali, che poi verrà comunque presentato nel corso della conferenza stampa: una parte dove c'è un soppalco, in questo soppalco faremo le degustazioni fatte dagli chef stellati, sotto ci sarà un'area espositiva che poi sveleremo che cosa metteremo, poi dalla parte opposta avremo l'area talk. La cosa molto bella dell'area talk è questo grandissimo video che viene messo dietro, 5 metri e mezzo per 3, quindi avremo 16,5 metri quadri, dove potremo proiettare tutti quanti i filmati promozionali delle Marche, per far sì che tutto quello che c'è a livello di eccellenza possa essere visto da tutti quanti i visitatori della BIT. E le Marche sono un protagonista del turismo, un protagonista a livello internazionale e un protagonista a livello nazionale. Stiamo legando molto i flussi turistici che verranno nelle Marche ai voli, perché il prodotto c'è. Avremo anche una buona promozione, quindi ci andremo a presentare nei mercati internazionali, ma se non abbiamo i voli non abbiamo le gambe della promozione. Quindi questa grande attività insieme all'aeroporto e al porto ha portato già il nuovo volo su Parigi. Stiamo studiando dei voli sulla Germania e stiamo studiando anche una forte espansione anche del porto. Quindi tutto questo farà sì che il nostro, diciamo così, obiettivo principale sarà quello di passare dal 20% che vengono dal resto del mondo, quindi fatto 100-80% turisti vengono dal territorio nazionale e 20% dal resto del mondo, riuscire ad arrivare almeno al 40%, perché le Marche hanno tutte le caratteristiche per potersi imporre nei mercati internazionali. Domenica 12 febbraio la Regione ha voluto lo spazio degustativo all'Unione Cuochi Marche, che delizieranno gli ospiti con il menù della domenica, mentre gli chef stellati marchigiani con una stella Michelin saranno impegnati nella giornata di lunedì 13 febbraio in uno show cooking con la collaborazione degli studenti degli istituti alberghieri. La città di Macerata sarà protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con uno stand dedicato alla valorizzazione dei cammini lauretani nell'area del sisma. Macerata sarà protagonista quindi con il progetto di valorizzazione dei cammini lauretani nell'area colpita dal sisma del 2016, ideato e messo a punto in stretta collaborazione con il tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della Via Lauretana e il raggruppamento dei 18 comuni dell'entroterra.
Dal 12 febbraio prossimo anche il Macerata Opera Festival sarà alla BIT, coesposizione dello stand della regione con un apposito desk e un'agenda fitta di appuntamenti con gli operatori che incontreranno la responsabile B2B e gruppi della biglietteria dello Sferisterio. Il programma del MOF sarà illustrato lunedì 13 febbraio al Circolo Alessandro Volta, nell'ambito di un incontro riservato a tour operator italiani ed internazionali, oltre che a giornalisti di settore, intitolato Se vieni nelle Marche si vede. Il Festival 2023, che si svolgerà all'Arena Sferisterio dal 20 luglio al 19 agosto, vedrà in scena tre capolavori del repertorio operistico: Carmen di Bizet, La Traviata di Verdi e Lucia di Lammermoor di Donizetti, insieme ad alcuni appuntamenti sinfonici e di danza. La programmazione dello Sferisterio sarà promossa anche nei prossimi mesi alla Free di Monaco e all'ITB di Berlino. Il comune di Civitanova sarà presente alla BIT di Milano. Come da diversi anni, la città esporrà il proprio materiale promozionale all'interno dello stand Noi Marche, associazione di promozione turistica di cui il comune è capofila. Un altro punto informativo sarà ricavato all'interno del padiglione della regione, che ospiterà diverse realtà del territorio. A rappresentare l'amministrazione civitanovese ci saranno l'assessore al turismo e ai grandi eventi Manola Gironacci e l'assessore all'urbanistica e transizione ecologica Roberta Belletti, insieme ad alcuni consiglieri comunali. Presenti anche gli operatori della Destination Marketing Organization Civitanova Turismo. Iniziative contro il caro energia, rafforzamento degli sportelli regionali del consumatore ed un progetto pilota per l'educazione digitale dei consumatori adulti. Questi i principali temi di cui si è discusso nell'incontro che si è svolto questa mattina tra l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Maria Antonini, le associazioni dei consumatori e Camera di Commercio, riunite nel Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Le associazioni sono Adiconsum, Cittadinanza Attiva, Adoc, Codacons, Feder Consumatori Marche, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon Marche. Il tavolo odierno è servito per fare il punto sulle più recenti iniziative a difesa dei consumatori e per condividere segnalazioni e criticità. Antonini ha confermato le risorse nazionali pari a circa 300.000 euro del consumatore in ambito regionale da destinare al funzionamento degli sportelli. Altro punto toccato è stata l'adesione della Regione, insieme ad altre 8 in Italia, al progetto pilota relativo all'educazione digitale degli adulti. Alle Marche sono stati destinati altri 300.000 euro. La Regione inoltre destinerà altre risorse proprie per circa 60.000 euro per le attività a difesa degli utenti finali. A breve, ha detto l'assessore Antonini, attiveremo un bando di 2.500.000 euro che prevede l'elargizione di un contributo alle famiglie per abbattere i costi energetici. Contributi per chi ha perso l'automobile o il furgone a causa dell'alluvione. Al via quindi la ricognizione preliminare dei danni. La Regione Marche ha stanziato 2,5 milioni di euro per poter erogare questo contributo, previsto dal presidente Acquaroli, commissario per l'emergenza alluvione, da riconoscere ai cittadini che hanno subito un danno ai propri mezzi di trasporto. Si tratta nell'acquisizione dei primi dati necessari a definire i criteri per la distribuzione delle risorse, che permetteranno di predisporre le schede per la richiesta di contributo. Sono in fase di accreditamento i primi fondi stanziati dal governo per avviare le procedure di ristoro dei danni ai privati e alle imprese e per le somme urgenze degli enti locali. Un'alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. Per questo è necessario consumare ogni giorno almeno 3 porzioni di verdura e 2 di frutta. Assumere ai pasti principali proteine, grassi e carboidrati in equilibrio tra loro per eliminare gradualmente i chili in eccesso. La dieta mediterranea è quindi il modello nutrizionale perfetto? Ne abbiamo parlato con un'esperta. Vi proponiamo quindi la sua intervista.
Iniziamo quest'oggi ad occuparci anche noi di corretta alimentazione. Qui con noi c'è la dietista e nutrizionista Elisa Pelati, con cui affrontiamo sin da ora diversi argomenti. Partiamo proprio dalla dieta mediterranea, che è considerata la dieta più nota per le sue molteplici proprietà benefiche. È proprio così? Intanto grazie per l'invito, per me è sempre un piacere. E più che per parlare di dieta dovremmo parlare di modello nutrizionale o pattern. A livello scientifico possiamo dire che i tre modelli riconosciuti sono quello mediterraneo o onnivoro, chiaramente, il vegano e il vegetariano. Tutti e tre condividono la stessa base, ovvero una base vegetale, che dovrebbe rappresentare almeno l'80% dell'organizzazione. Ecco, possiamo dire anche che la dieta mediterranea è stata scoperta nel secolo scorso da una popolazione comunque rurale, povera, quindi sicuramente lontana anche, no, dalle nostre abitudini e dal nostro stile di vita. Ovviamente però tutte quelle abitudini, tutte quelle tradizioni, anche l'importanza della convivialità, mi viene da dire, no? Tutto quello che riguarda il condividere, l'emozione anche che l'alimentazione ci dà, sicuramente, ecco, sono dei consigli e delle scelte che ci potrebbero aiutare tanto anche nella nostra alimentazione quotidiana. Hai parlato appunto di consigli. Che cosa possiamo inserire quotidianamente all'interno della nostra alimentazione per farci del bene? Sicuramente, come ho appena detto, la base dovrebbe essere vegetale, quindi in primis giornalmente dovremmo introdurre frutta, verdura e cereali. Con cereali intendo chiaramente, oltre alla pasta, al riso, anche gli pseudocereali, l'amaranto, la quinoa o comunque tutti gli altri cereali che possono essere inclusi nella nostra alimentazione. Anche la frutta secca dovrebbe essere presente giornalmente, insieme all'olio extravergine d'oliva, che dovrebbe rappresentare la principale fonte di condimento. In generale, durante la settimana alimentare, diciamo che possiamo andare ad abbinare in maniera abbastanza equilibrata e seguendo poi i nostri bisogni nutrizionali tutti i vari secondi piatti, che chiaramente anche qui dovrebbero essere equilibrati, sempre partendo da una base vegetale, appunto. Soprattutto mi vengono in mente i legumi, che a volte vengono anche confusi, no, con un contorno, invece in realtà sono un vero e proprio secondo piatto, sono ricchi di proteine vegetali molto importanti per la nostra alimentazione. Ecco che quindi come base, oltre ai legumi, possiamo andare ad inserire, soprattutto per il modello mediterraneo, il pesce, in particolare di piccola taglia e azzurro, presente almeno 2-3 volte alla settimana. Per quanto riguarda invece la carne, la rossa viene consigliata una volta alla settimana e la bianca 1-2 volte. Abbiamo anche i formaggi, che dovrebbero essere inseriti 2 volte alla settimana, e le uova, che più o meno hanno, diciamo, le stesse frequenze dei formaggi. Tutto questo rispettando chiaramente la stagionalità della frutta, della verdura e chiaramente poi le esigenze familiari o comunque individuali legate alla spesa alimentare. Indispensabile l'acqua. Assolutamente, l'acqua dovrebbe rappresentare una, diciamo, buona parte, no, dell'introito non solo alimentare giornaliero ma diciamo settimanale, almeno per una persona adulta sana almeno 1,5-2 litri al giorno. Chiaramente andando ad aumentare frutta e verdura, legumi o comunque alimenti di origine vegetale, andiamo ad aumentare anche il nostro introito d'acqua. Ci avviciniamo ad un periodo dell'anno un po' particolare, ricco di dolci che tutti noi amiamo, quello di Carnevale. Possiamo concedercene qualcuno? Questa domanda mi fa un po' sorridere, Chiara, anche perché me l'hanno già fatta in tanti in questo periodo dell'anno, e mi piace sottolineare il fatto che non esiste un alimento buono o un alimento cattivo. La differenza la fa poi il modo in cui noi abbiniamo gli alimenti che mangiamo e chiaramente le nostre proprie abitudini, diciamo, quotidiane e settimanali. Ecco che quindi anche i dolci di Carnevale possono essere inseriti in un contesto di alimentazione equilibrata e chiaramente andando ad ascoltare quello che è il nostro organismo e i nostri bisogni.
Ringraziamo quindi Elisa per questi preziosi consigli e torneremo con lei più avanti a parlare anche di altri interessanti argomenti. Grazie mille Chiara e grazie a tutti voi per averci ascoltato. La Caritas, in collaborazione con il Sermit di Tolentino, sta raccogliendo giacche a vento, giacconi e coperte per le popolazioni di Turchia e Siria. Si possono portare gli indumenti da donare tutti i giorni dalle 18 alle 19 presso la sorgente in via Nazionale oppure contattare il Sermit in viale Buozzi. Sappiamo bene cosa voglia dire subire una catastrofe come quella del sisma, per questo ribadiscono siamo vicini alle popolazioni così duramente colpite. A seguito della riforma sanitaria che vede la migrazione delle funzioni dell'azienda sanitaria unica regionale alle aziende sanitarie territoriali, tutti i dati identificativi dei cittadini della Regione Marche da lunedì 13 febbraio dovranno essere associati alle nuove AST in base al comune di residenza. Così anche i medici di medicina generale e i pediatri saranno associati alle nuove AST che saranno configurate con nuovi codici identificativi presso il CUP. A causa di queste necessarie operazioni di aggiornamento dell'anagrafe sanitaria regionale, il CUP lavorerà normalmente con tutte le sue funzioni, prenotazione, accettazione e cassa, fino alle ore 13 di sabato 11 febbraio. Le attività si concluderanno nella giornata di domenica 12 febbraio e lunedì 13. Effettuati i test di verifica, si riaprirà regolarmente a partire dalle ore 8. Andrea Puzzu è il nuovo membro effettivo al Comitato delle Regioni per rappresentare le Marche. Ho avuto l'onore, esordisce così lo stesso Puzzu, di rappresentare le Marche al Comitato di Bruxelles. Sarà mia intenzione impegnarmi in questo nuovo compito non solo per rappresentare al meglio la nostra regione, ma anche per lavorare in sinergia con il governo affinché le Marche possano rivestire un ruolo permanente, utile a contribuire per orientare gli interventi europei verso le reali esigenze del territorio. Inoltre, continua Puzzu, sono anche stato nominato membro di due importanti commissioni, come la COTER e la SEDEC, dove avrò modo di fare proposte utili allo sviluppo delle Marche. Un altro grande intervento riguardante i lavori pubblici è iniziato a Treia con la demolizione e riqualificazione dell'ex Router, una fabbrica di materiale plastico dismessa, ecomostro, abbandonato da almeno 30 anni, proprio a ridosso della splendida Villa Spada. La recente acquisizione della fabbrica da parte del comune di Treia ha reso possibili gli interventi attesi da anni, dando la svolta a quelli che saranno i progetti da sviluppare intorno alla struttura, per la quale saranno necessarie anche ditte specializzate per la rimozione dell'Ethernet. È una giornata storica per la città, ha dichiarato il sindaco Capponi. Al posto di questo ecomostro sorgeranno strutture a servizio della comunità anche con finalità turistiche. È in programma un progetto che cambierà il volto dell'area. Vi sorgerà un parcheggio attrezzato per i camper e le auto con un centro informativo turistico, un'area per noleggio, una ricarica bike e l'officina per le e-bike. Sarà un hub di trasferimento dai camper e dalle auto per l'utilizzo di bike. Da qui si potrà partire nelle direzioni mare o monti percorrendo la nuova ciclovia del Potenza oppure arrivare alle varie piste di cross, country o downhill delle località di San Lorenzo di Treia e dei percorsi intercomunali di Treia, Cingoli e San Severino Marche. Domani, venerdì 10 febbraio, alle ore 21:15, al Teatro Italia di San Severino, secondo incontro pubblico Insieme facciamo la differenziata, organizzato dal Comune e dal Cosmari per coinvolgere i cittadini sui temi delle buone pratiche della raccolta dei rifiuti. L'iniziativa è aperta a tutti e intende informare i cittadini per scongiurare comportamenti sbagliati in merito agli abbandoni dei rifiuti insieme a situazioni poco civili e rispettose del decoro urbano, sacchetti esposti a tutte le ore o buttate con noncuranza nei contenitori dell'organico o del vetro. Insieme alle autorità cittadine saranno presenti gli esperti appunto del Cosmari. Sugli stessi temi sono state organizzate anche alcune lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Vediamo invece ora le previsioni meteo per la giornata di domani e dopo la breve pausa pubblicitaria di nuovo insieme con lo sport.
Previsioni per venerdì 10 febbraio. Cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento, venti di brezza attesa, mare mosso, durante la notte e al mattino gelate diffuse.